Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono molto felice perché voglio farvi vedere un bel haul di prodotti acquistati al DM Markt. Ho tantissime cose da farvi vedere, quindi cominciamo subito. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, naturalmente se vi fa piacere, per non perdere tutti i prossimi video. E se questo video vi piace, lasciatemi anche un bel pollice in su. Quindi cominciamo facendovi vedere alcune cosine che io acquisto regolarmente di Ebelin, che è un brand che si trova al DM e sono prodotti che compro e ricompro continuamente perché mi trovo molto bene. E sono questi che sono le salviettine, quelle in carta che io tengo a portata di mano in giro per casa perché stanno sempre bene, stanno comode e che utilizzo soprattutto al mattino. Per tamponare il viso o per asciugarlo senza utilizzare l'asciugamano. Mi trovo molto bene, sono 100 salviette in ogni scatola. La scatola costa penso 1 euro, insomma, quindi mi ci trovo molto bene. In più hanno sempre qualche fantasia molto carina. Insieme a quella acquisto sempre anche i dischetti. Di solito acquisto la versione quella grande, questa è una versione più piccolina che ho acquistato per portarmela quando sono via, quando sono in viaggio. E qua ci sono 30 dischettini in formato più piccolo, sono molto comodi appunto da portare quando si viaggia. Questo invece è dunque un pacchettino da 40 e sono quelli peeling, quindi hanno una parte del dischettino che fa questo effetto peeling molto delicato sul viso, si va appunto a fare sul viso, mi ci trovo molto bene, costano pochissimo e mi piacciono moltissimo. Poi io pesco un po' a caso perché sennò se sto qua anche a mettere i prodotti in ordine ci mettiamo 6 anni. Ho acquistato questi prodottini di questa linea che si chiama Mon by Stephanie Giesinger, che immagino sia un personaggio tedesco o austriaco, non ne ho idea. E spesso al DM trovate questi prodotti in collaborazione con queste persone. Io ho voluto provare tutto quanto, naturalmente, e ho acquistato. Dunque, qua abbiamo il cleansing gel. Che non avevo notato, mi fa un po', non so, non sono sicura di aver fatto un buon acquisto perché vedo che il gel detergente è pieno di questi brillantini all'interno che non so se riuscite a vedere, quindi non lo so, lo proverò per farvi sapere come mi trovo. Ho poi acquistato la crema giorno illuminante che è fatta così. Poi questo mi ispirava tantissimo e vedete questo kit di ampolline. Dunque c'è scritto complesso energizzante, viso, collo e décolleté. Sono 7, quindi da utilizzare per una settimana e sono con particelle d'oro, acido ialuronico, estratto di papaya e caffeina. Mi incuriosiscono moltissimo. Sapete che mi trovo molto bene con queste ampolline che trovo da DM e questa linea energizzante mi ispirava un sacco. Questa si chiama Beauty Concentrate e vi farò sapere come mi trovo. Ho visto poi, non potevo non prenderlo, che c'erano anche maschera in tessuto e contorno occhi. Adesso che stavo guardando, dunque le maschere sono in idrogel, c'è scritto Golden Hydrogel. Stavo pensando al detergente con i brillantini, che forse non sono brillantini, ma sono microparticelle. Dorate? Non lo so, non lo so, mi sembra strano. Comunque, vi farò sapere quando testerò tutti questi prodottini. Poi ho preso di Balea un po' di patch contorno occhi. Questi sono quelli al Q10 antirughe, mentre queste sono Beauty Effect, sono all'acido ialuronico, effetto rinfrescante. Ho preso poi anche questi, sempre di Balea, che sono le strip, quelle per i punti neri, che voglio provare. Sempre Balea linea Q10, ho preso questo contorno occhi appunto al Q10 anti-rughe, età tra i 30 e i 45, quindi insomma sono all'inizio, andrà benissimo.
Ho preso poi di Ebelin la spugnetta tipo Beauty Blender che avevo già acquistato in passato e con cui mi sono trovata molto molto bene. Non è la Beauty Blender chiaramente, però non è per niente male per il prezzo che ha, mi piace moltissimo. Ho visto poi che da DM avevano le mascherine in tessuto di Sugu, che è un brand coreano che volevo acquistare sui siti da cui appunto acquisto regolarmente prodotti coreani. Questi si trovano, mi pare, anche da OVS. Comunque qua le ho trovate tutte. Vedete, questa è al carbone, dunque questa è quella che fa le bolle, maschera all'avocado, questa è al cetriolo, questa è una maschera labbra alla ciliegia, questa è illuminante all'uovo. Questa è rinfrescante con la faccina, vedete, a mo' di panda. E questa è per il contorno occhi. Vi farò sapere, sono molto carine anche da vedere esteticamente, quindi vi farò sapere se mi ci trovo, perché queste non le avevo mai provate. Ho preso anche questa qua di Balea, maschera in tessuto Beauty Therapy. E questa è una all'acido ialuronico anti-age. Ho sentito parlare molto bene di questa di Alverde, che è dunque all'alga marina, e appunto ne ho prese due, così voglio provarla bene. Sempre Balea, ho preso queste due che sono carine, loro a volte fanno queste edizioni limitate molto simpatiche, e io avevo provato quelle ai macaron con cui mi ero trovata molto bene, quindi ho voluto provare anche queste due perché, per vedere come mi trovo. Dunque, questa è all'estratto di rosa canina, mentre questa è all'estratto di castagne, che non avevo mai sentito, ma vi farò sapere naturalmente come mi trovo. Poi, della linea Balea Vital Più, ho preso la crema contorno occhi rassodante. Questa è della stessa linea del siero di cui vi ho parlato, con cui mi trovo molto bene, e quindi ho voluto provare anche questa perché ultimamente il mio contorno occhi si è un po' seccato con questo freddo e quindi volevo qualcosa di un po' più strong. Acquistato della linea Balea Q10 anche questo siero viso appunto al Q10 con complesso dunque al complessi Omega rassodante e rinforzante della pelle. Poi al verde ho acquistato questa sempre linea Q10, c'è scritto olio per il viso alla carota e dovrebbe quindi aiutare la pelle ad avere un aspetto più radioso, andare a illuminarlo. È un prodotto che voglio provare a utilizzare durante la primavera quando appunto ho bisogno di cominciare a illuminare ancora di più il mio viso dal grigiore dell'inverno e quindi ho voluto provarlo. Poi questo costava talmente poco che ho detto vabbè, proviamo. È praticamente la versione di Balea del Nano Lash, quindi che cos'è? È questo, sembra praticamente un eyeliner perché ha il pennellino. È un siero per ciglia che si va ad applicare alla base delle ciglia tutte le sere e promette ciglia più folte, più allungate. Naturalmente non mi aspetto il miracolo, però per un prezzo così piccolino come i prodotti Balea, ho detto perché no, lo proviamo, tanto insomma male, male non può fare, insomma. Vi farò sapere se vale la pena. Ho acquistato anche questo di Alverde, che è un tonico viso, uno spray viso tonico alla rosa bio, rinfrescante per la pelle appunto del viso. Poi, sempre Alverde, sempre questa la linea acqua e all'alga di mare, ho acquistato il gel detergente che ero molto curiosa di provare. Poi Balea Beauty Effect, questa è una maschera viso, effetto lifting con acido ialuronico. Ho trovato finalmente di Alverde il trattamento, quello da fare sempre con le ampolline, quello ai fiori di Bach, di cui avevo sempre sentito parlare molto bene, ma che nei due DM vicino a casa mia trovavo sempre esaurito. Finalmente l'ho trovato, l'ho acquistato. L'ho afferrato al volo e vi farò sapere come mi trovo. Con quello di Balea mi ero trovata molto bene. Vi farò sapere per quanto riguarda questo. Poi, questo mi ha incuriosita subito perché è praticamente sembra che sia la stessa cosa del siero illuminante, mi pare sia di Sephora. È
Esteticamente, la boccettina è praticamente identica e promette, praticamente la stessa cosa, solo che costa naturalmente meno della metà e quindi ho voluto provarlo subito. Vedete, proprio praticamente è identico. E appunto dice siero energizzante e illuminante per il viso. Con quello di Sephora mi ero trovata bene e quindi conto tantissimo che questo sia buono perché appunto costa anche la metà e quindi sarebbe davvero un affare. Ho acquistato poi un po' di salviette per il viso. Queste le ho già acquistate e mi ci trovo molto bene perché sono igienizzanti. Io, siccome mi lavo molto molto spesso le mani, tendo poi ad avere le mani molto secche, soprattutto perché da me l'acqua è parecchio calcarea. E queste sono un'ottima alternativa perché sono appunto igienizzanti. A volte, anziché starmi a lavare le mani per la centesima volta, utilizzo una di queste e mi lascia la mano bella pulita, disinfettata, ma morbida, non me la secca. Quindi costano 0,99, pochissimo. Quindi io queste faccio sempre scorta. Queste invece sono salviette detergenti all'acqua micellare, sono senza alcol e anche queste sono per pelli sensibili. Poi ho trovato di Leo Crema invece le salviettine struccanti all'olio di argan. Non le avevo mai provate, quindi le ho trovate e voglio assolutamente provarle. Sempre Leo Crema, ho trovato poi due prodotti che mi hanno molto incuriosita. Questa è la crema perfezione istantanea, è una blur cream all'olio di argan. Praticamente è ovviamente per il viso ed è con micropigmenti illuminanti, è praticamente leggermente colorata. E qua promette rughe e pori immediatamente meno visibili, minimizza le imperfezioni cutanee, colorito omogeneo e luminoso. Quindi sostanzialmente dovrebbe essere una sorta di BB cream che non conoscevo e quindi voglio provare. Non avevo provato nemmeno il siero di bellezza di Leo Crema. Questo è viso, collo e décolleté, effetto lifting immediato, pelle luminosa, elastica e vitale e un'intensa idratazione. Anche questo vi farò sapere naturalmente come mi trovo. Questa era un'edizione che non so se troverete ancora perché era un'edizione natalizia e qua è molto, molto carina, si chiama Multimasking, scusate, ed è viso, mani e piedi, sono praticamente delle maschere. Questa è per il viso al latte e curcuma. Quella per le mani è al matcha latte, mentre quella a piedi è vanilla chai e latte. Vi farò sapere perché sono molto carine. Queste erano carine anche come idea regalo. E vi farò sapere come mi trovo. Poi ho preso poi questa di Balea, che è la crema antibrufoli con acido salicilico e zinco per pelli impuri. Questa voglio applicarla quando magari ho il periodo di cui la mia pelle fa schifo. E appunto dice appunto acido salicilico e zinco, quindi dovrebbe essere molto buona. Linea al verde, questo è il peeling viso con i fiori di Bach ed è collegato alle ampolline di cui vi ho fatto vedere prima, sono praticamente la stessa linea. Al verde poi ho acquistato questo che è lo stesso di quello di Balea, è un siero da applicare sulla base delle ciglia per allungarle e rinforzarle. Ho provato così, le ho voluti prendere entrambi così vediamo quale dei due è più valido, se sono validi ovviamente. E sempre al verde, questo è un roll-on per gli occhi con l'acido ialuronico, quindi si va alla pallina qui e si va ad applicare molto velocemente. Ho preso poi un balsamo labbra alla calendula di Alverde, questo ne ho sentito parlare molto bene, quindi l'ho voluto provare perché in questo periodo le mie labbra sono sempre iper, iper, super secchissime. Ho sentito parlare molto bene anche di questo olio di Alverde che è alla rosa canina e olivello spinoso, arricchito con olio di mandorla e olio di jojoba bio. Questo voglio provarlo perché quando comincerà ad arrivare primavera e estate io so che sarò un po' più pigra e non ho sempre voglia di mettermi la crema dopo la doccia. Quindi in alternativa voglio tenere questo che ho sentito parlare appunto molto bene e sembra che sia molto idratante. Ho preso un altro scrub di Balea, mi ero trovata molto bene con quello verde che vi avevo mostrato qualche tempo fa tra i prodotti terminati. E
E questo è un peeling corpo al sale marino. Qui dice complesso di minerali, tè bianco, sale marino, leviga la pelle lasciandola morbida. Vi farò sapere come mi piacciono, perché, come mi trovo, perché questo, l'altra linea, mi erano piaciuti moltissimo. Lo scrub era come piacciono a me. Nella versione qua c'è la parte di sale, sopra dovrebbe esserci la parte oleosa che si va a mescolare quando si applica, per cui non vedo l'ora di provarlo. Poi, doccia crema, con questi prodotti io mi trovo strabene di Balea. Questo ha un profumo di pulito che mi piace moltissimo, ricorda un po' la profumazione del Dove, per capirci, quello classico. Io questi prodotti li compro, mi trovo super bene. Poi crema corpo, sempre di Balea, body lotion. Questa è all'argilla bianca e olio di mandorle e ha una profumazione meravigliosa che non vedo l'ora di provare. Questo è un prodotto viso di Balea ed è il balsamo detergente viso con zucchero di canna ed estratti di semi di chia. Non vedo l'ora di provarlo perché è veramente molto 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 compatto e denso. Si preme con molta difficoltà e quindi sono curiosa di provarlo. Poi doccia peeling, questo è al profumo di vaniglia di fiori d'arancio, il profumo è meraviglioso. Io tengo sempre questi prodotti sotto la doccia perché ho un bisogno costante di fare peeling o scrub perché è una pelle del corpo molto secca. Poi altre due creme corpo di Balea, questa è al Q10, mentre questa è balsamo nutriente corpo all'olio di mandorla, olio di soia e girasole. Questa mi incuriosisce moltissimo ed è la lozione corpo profumo di vanilla chai e zucca. La profumazione, non vi dico, è qualcosa di meraviglioso. Se la trovate ancora, perché era in edizione limitata, uscita lo scorso autunno, quindi se la trovate, afferratela al volo perché è meravigliosa. Infine, ho voluto provare dei prodotti di Balea per i capelli che non avevo mai provato, non ho mai acquistato prodotti Balea per capelli. E ho voluto comprare shampoo e balsamo, questo che è la linea Glossy Brown ed è appunto una linea per capelli castani che dovrebbe ravvivare il colore. Poi ho voluto provare questa linea che si chiama Toner de Spülung ed è praticamente una linea alla cheratina e argilla per radici grasse e punte secche che è esattamente il mio capello. Non che io abbia punte così grasse, soprattutto ora che ho tagliato un pochino i capelli, però la cute grassa c'è e quindi voglio assolutamente provare questi prodottini. Ho voluto provare anche lo shampoo secco di Balea, questo è quello per capelli scuri. Dovete sapere che io non ho mai utilizzato in vita mia uno shampoo secco e quindi ho voluto provare su questo. Per la prima volta voglio provare con un prodotto di Balea perché appunto costano poco, quindi se non mi ci trovo almeno non ho speso tanti soldini come per acquistare il Batiste, per esempio. Ultimissimi prodotti, questo che è un olietto per capelli ed è olio di cocco e olio di all'olio di cocco, che è questo qui. E poi questo che mi incuriosisce tantissimo ed è praticamente una polvere volumizzante per capelli al profumo di fiori di cactus e gelsomino. Praticamente ogni tanto, adesso appunto ho tagliato i capelli quindi stanno un po' meglio, però quando ho i capelli abbastanza lunghi, questa parte qua comincia un po' ad appiattirsi e avendo un capello che si sporca con facilità, tendono ad avere un aspetto non molto bello. Con questa polvere voglio appunto provare se, essendo una polvere, va a asciugare un pochino il sebo e, essendo volumizzante, mi va un po' a sollevare questa parte qui. Vi farò sapere come mi trovo. E nulla, miei cari, questi erano tutti i prodotti che ho acquistato ultimamente da ADM Market. Come sempre, vi farò sapere come mi trovo con questi prodottini. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!